Ormai non faccio in tempo a recensire una delle chicche che Castagnini, con l'aiuto di Cesare Rossi anche, mette sul suo canale, che subito ne arriva un'altra. Oggi è arrivato I Tre Magnifici del Karate, mi pare si intitoli così. The Escaper, 1973, uno dei rari film di Kung Fu brutti, perché erano quasi tutti brutti quelli che arrivavano qui, però uno dei rari film di Kung Fu che erano contemporanei, cioè uscì nel 73 lì e nel 73 qui. Sta nella stessa categoria dei film di cui abbiamo parlato fino a ieri, però c'è anche questo, le sue buone ragioni per essere visto se uno è un conoscitore del cinema d'arti marziali degli anni 70. Quindi Jet Li, quelli che conoscono solo da Jet Li in poi, via. Non è un canale per giovani, tolta Alessandra Sottini, che poi un giorno scopriremo in realtà Angela Mau e c'ha 82 anni. Questo è un canale per vecchi. Allora, i motivi per vedere questo film sono che i due protagonisti, uno si chiamava Liu Te-jun ed era un campione di Kung Fu e un wrestler professionista, quindi non un attore. Parimenti l'altro, Hung Chung, altro protagonista, era campione olimpionico di judo, cioè faceva parte della squadra olimpionica di judo. Quindi erano due veri campioni prestati al cinema, fecero in tutto solo tre film, questo è uno dei tre, tutti e tre brutti. Altri motivi per vederlo, che possono riguardare solamente chi ha memoria, conoscenza, e quindi chi si ricorda, per esempio, con una mano di rompo, con due piedi di spezzo. In questo film c'è la medesima protagonista femminile, la povera Cindy Tang, che lì era la ragazza di Wong Yu, qua immagino farà la ragazza di uno dei protagonisti, non lo so perché ho 40 anni che non lo rivedo, lo vedrò stasera, quindi lo sto recensì a priori. Per il solo fatto che c'è, che è un'altra rarità incredibile. Cindy Tang, dicevo, povera perché morì che c'aveva, era giovanissima, c'aveva credo, non so, 24-25 anni. Ne parlai anche in un video, trovate qua sopra un paio di video dedicati alle attrici del Kung Fu, fatti solo con la musica e con le didascalie, dove ci stanno un po' tutte. Poi c'ha però anche altri due motivi per essere visto. Anzitutto che lo sceneggiatore era Ting Shanxi. Ting Shanxi era in realtà un grande regista, soprattutto di colossal bellici taiwanesi, prestato ai film d'arti marziali, perché il mercato andava in quella direzione, quindi tutti facevano quello. Però era uno di qualità, era uno importante. Nel Kung Fu ha fatto robetta, ha fatto cose come I Soli contro tutti, che mi sembra fosse suo, quello con le musiche italiane di Rizzo Ortolani, tratte dal western I giorni dell'ira. Poi ha fatto diversi film in costume con Wong Yu, col quale ha lavorato tante volte, degni di nota. E il regista era questo mestierante, questa specie di Lo Wei, Lee Chon-am, che però pure lui aveva un suo seguito, perché faceva tutti questi filmetti di Kung Fu, ma con una certa verve. Lui, Lee Chon-am, è quello che ha diretto il capolavoro, tra virgolette, mi pare fosse proprio lui, potete controllare, Esce il drago entra la tigre, una delle bruxploitation più riuscite o meno brutte, se vogliamo, con Ocean Tao, con Bruce Lai. Ma ha fatto anche un film famosissimo in America tra i cultori del Kung Fu, che era The Hot, The Cool and The Vicious, il rovente, il figo, il cattivo, il vizioso. E tanti ne ha fatti, quindi era era un regista dozzinale, commerciale, ma con una sua verve. E queste sono cose che apprende solo chi sta su sto canale. Quelli sugli altri canali, fatti anche meglio, queste cose non le sapranno mai, e manco gliene fregherà di saperle, perché quelli sono i classici tipi, i ragazzini nati stamattina verso le 5 o 5 e mezza, che fanno video tipo le 10 cose che non sapete su Bruce Lee, che in realtà sono le 10 cose che loro non sapevano. Voi ne sapete 50.000 perché state qua sopra e perché siete già di vostro cultori. Altri motivi per guardare il film: il cast di contorno, i caratteristi. C'è il solito massiccio Sihan, questa specie di Bud Spencer cinese, che per far capire a chi non è tanto fisionomista, stava anche pure lui stava con una mano di rompo, con due piedi di spezzo, faceva il vice del maestro buono, quello grosso con i baffoni. Che ha fatto tanti film anche importanti, però stava anche nel grandissimo Wuxia Dragon Gate. E poi
Poi c'è nel film, se non mi ricordo male, però non mi vado ad andare a guardare su internet, anche perché potrei pure non trovarlo, non è detto che lo sappiano quelli che fanno le schede. Il maestro d'armi, questa è proprio una chicchetta, però lascia il tempo che trova. Pan Chuan Ling, quello, ve lo ricordate quel film che non cito mai, cioè con una mano di rompo con due piedi di spezzo? C'era tra i mercenari più forti lottatori dell'Oriente arrivati per uccidere Wong Yu. C'era il fakiro, quello che camminava sulle mani, che se dava le coltellate ma le assorbiva, era un assorbente, alto 1,50 m, 1,60 m. Quello è Pan Chuan Ling, quello è anche il coreografo di questo film, nel quale non escludo che ci siano. Ah, c'era, e come no, c'era. Questa è veramente la chicca del film. Tra gli stuntmen c'è Chang Sheng e gli ignoranti, i tritazolle che stanno sugli altri canali, i cicaloni, vi direbbero chi cazzè. Chang Chen era quel grande stuntman taiwanese, all'epoca ancora stuntman, che pochi anni dopo, insieme ai suoi quattro amici della scuola dell'opera teatrale di Taiwan, dove tutti avevano studiato, formerà il gruppo dei Five Venom, i cinque veleni, che interpreteranno il grande classico, uno dei film di Kung Fu più influenti su tutto il genere a venire, anche sui videogame mai realizzati, che era Le Furie Umane del Kung Fu, ossia The Five Deadly Venoms, Wude, i cinque veleni, che erano appunto Chang Sheng, ragazzino che sta qui sopra e che purtroppo è quello che morirà giovane nel 91 per un attacco di cuore dovuto a dispiaceri familiari, alla moglie che l'aveva lasciato portandosi via la bambina, la bastarda. E lui formerà poi i cinque veleni insieme a Sun Cheng, Lo Mang, Lo Feng e Filippo Kuo Chui. E lui sta qua, è uno degli stuntman. Credo che sia anche abbastanza riconoscibile perché era secchietto, piccoletto, la faccia da bambino proprio, che gli è sempre rimasta fino alla morte. Quindi i magnifici tre del karate, o i tre magnifici del karate, adesso non mi ricordo, manco la trama mi ricordo. Ma sti cazzi, la trama, improvvisiamola, ci sarà il buono, il brutto e il cattivo. Ci saranno una coppia di buoni che arriveranno in un villaggio dove ci sarà il cattivo. Più o meno sarà questa la trama. Non lo so, mi piace anche a me riscoprirlo stasera perché non lo vedo, ve lo giuro. Dunque, io ho 55 anni, sto film, l'ultima volta che l'ho visto ci avrò avuto 15 anni, sulle TV private. Puntualmente sempre iniziato, mai visti i titoli, spero che ci siano. Erano quei film che beccavi sempre già iniziati, graffiati, la pellicola spuntinata, consumata da migliaia di passaggi nei proiettori delle sale cinematografiche d'Italia prima di essere riversata in videocassette e da approdare in televisione. Un altro film che beccavo sempre iniziato era I Quattro del Drago Nero, che non sapevo ovviamente all'epoca, nel 79-80, quando li beccavo in TV, quelli che non avevo visto al cinema qualche anno prima, non sapevo che era uno dei più grandi film di Kung Fu mai realizzati, anche uno dei primi, il quarto se non sbaglio. Quindi ragazzi, stasera ci avete un altro bel modo di passare la serata. Sul canale suo Castagnini ha pubblicato anche un documentario, in realtà se trova già, lui ve l'ha pubblicato in italiano, sul cinema del Kung Fu, ma è vecchio, del 2003. Io l'ho rivisto ieri sera e non mi vergogno a dirvi che mi sono commosso. Perché? Perché quando l'ho visto la prima volta, di tutti quelli che stanno nel documentario, tutte queste grandi star, maestri d'armi, registi, attori, ma insomma, a quell'epoca io l'unico che avessi conosciuto era Jackie Chan, che si conoscevano di persona molti anni prima, e poi chi c'era che avevo conosciuto, che però non sta nel documentario, Van Damme, vabbè, insomma, mo non mi ricordo quanti, ma due, tre. Però nel rivedendo invece adesso sto documentario, dopo che io stesso a mia volta ne ho fatto uno nel 2007 a Hong Kong, c'erano dentro, lo sapete se l'avete visto, se no guardatelo perché vale la pena anche solo per quello, c'erano dentro Lau Kar-leung, il grande regista e maestro d'armi, che io sono l'unico ad aver intervistato per l'Italia. Quantunque di questo non si è fregato niente a nessuno, perfino al festival De Udine, là, come si chiama, Alfariste, che gli mandai il documentario e dissi: guardate, qua ci stanno. Non è che voglio entrare in concorso perché lo so che è un documentario sul cinema asiatico per registi asiatici. Io sono romano,
manco se mi metto così, ve inganno, però una vetrina la meriterebbe perché dentro c'è per la prima volta un italiano è andato lì, ha beccato chi non è mai stato beccato prima. Yuxia Liang, il fratello Gordon Liu, insieme Eddie Koh, Bruce Leung, quanti ce ne stanno? Neanche me li ricordo tutti, più tutti quelli italiani, Bud Spencer, Franco Nero, quindi non gliene frega nulla. Mi dissero, no, questo purtroppo noi proiettiamo solo opere di autori asiatici, poi mai, quasi mai loro proiettano roba del Kung Fu perché per loro è monnezza. Ma ci piacerebbe però vederlo per curiosità, lì andai un po' in puzza, forse sbaglia pure, disse, beh, se avete la curiosità ve lo comprate come fanno gli altri, visto che era stato trasmesso dalla Rai, e, no, stava per essere trasmesso da Rai 4 e c'era in DVD. Comunque, le digressioni sono sempre pericolose, scusate, ma ho fatto talmente tante poche buone, cose buone. Come diceva Orson Welles, al quale io non mi paragono, non valgo un calzino, ma Orson Welles di se stesso diceva: io c'ho talmente un'opinione bassa di me stesso, diceva Peter Bogdanovich quando lo intervistava, che quelle poche cose buone mi ci aggrappo. E questo lo diceva un genio della settima arte. Io che non sono né genio né settima arte, e che quindi ho fatto i film che ho fatto, i libri che ho fatto, però pure io sono spietato verso me stesso, però questa è una delle poche cose alle quali mi aggrappo, pensando e sperando che un giorno ci avrà una rivalutazione, al di là di quello che ci ha avuto di nicchia, che comunque per me è tanto, che è passato in televisione e molti l'hanno comprato, però stiamo sempre lì, siamo sempre una nicchia dei carbonari, questa è la verità. Guardatevi il documentario sul cinema del Kung Fu che Castagnini ha pubblicato sul suo canale, che si vede splendidamente perché è stato fatto coi soldi, quindi si vede bene, è stato fatto bene, fotografato bene, molto generico, quindi passa a spezzoni dei pochi film, quindi è come riassume la storia del western mostrando spezzoni dei 10 film impossibili, e loro questo hanno fatto, hanno praticamente riassunto la storia del cinema d'arti marziali mostrando spezzoni dei 15 pellicole. Però è interessante perché tra queste 15 pellicole ci sono film del Muto, dei quali vi ho parlato tante volte, perché ricordatevi che il cinema d'arti marziali è nato nel 1928, quasi 100 anni fa o giù di lì, in Cina, a Shanghai, anche se quello che abbiamo conosciuto noi non era cinese, era hongkongese. E poi dentro ci stanno spezzoni dei film dei quali io vi parlo sempre, dei quali trovate video qua sopra anche con immagini, ossia Vengeance, ossia Il drago si scatena, ossia Mantieni l'odio per la tua vendetta, ossia La mano sinistra della violenza, ossia I 13 figli del drago verde, ossia tutte quelle pellicole che dagli anni 2000 in poi sono state riscoperte, ma che noi, io e voi, conoscevamo già da prima e sapevamo benissimo che erano dei capolavori senza che ce lo venissero insegnati i documentari. Io ne parlavo nei libri già negli anni 90, voi probabilmente avevate le videocassette come me già da tempi immemori, però è bello vedere che c'è una riscoperta anche da parte dei media ufficiali di queste cose, quindi è un bel documentario in quel senso, fatto bene. Io mi sono commosso quando ho visto, non ci ho potuto fare niente, Gordon Liu e Liu Xiaoliang, perché a me sembra ieri che ci stavo a pranzo, sapere che uno è morto e che l'altro sta sulla sedia a rotelle ormai dal 2011, con l'altro tra l'altro dovevo fare il remake dei 5 dita di violenza, lo portai pure da De Laurentiis a Gordon Liu. C'avevo pure il filmato del loro incontro, non vi dico come lo trattò Aurelio, sembrava Cristoforo Colombo con gli indiani d'America, quando gli dava le collanine, gli diede un buffetto sulla faccia a Gordon, e dice, ciao, cioè, con lo schiaffetto, a Gordon Liu, che era una brava persona, era un pezzo di pane, ma guardate, ha sorriso, però i cinesi non hanno un'altra etichetta, non sono così informali sin dal primo incontro. Che tu gli vai davanti gli fai dai lo schiaffetto sulla faccia affettuoso, cioè tipo Cristoforo Colombo con gli Indios. Allora, vedete sto documentario. Scusate, marito, perché all'epoca ero convinto di aver fatto bingo, invece poi il film non si fece perché la verità è che Aurelio solo i cinepanettoni poteva fare. Non fece nulla dei progetti d'arti marziali, quantunque lui fosse poi un appassionato. Io la sera andavo a casa di De Laurentiis con i film di Kung Fu, quando scrivevo i cinepanettoni per lui, Natale in India, queste cazzate qua, cioè cazzate un par di palle, a fargli era difficile. E lui li guardava, gli ho fatto vedere un sacco di roba, quindi lui era recepiva, poi purtroppo non ci ha avuto il coraggio di fare investimento.
lo capisco pure. Comunque dicevo, vedendo questi vivi nel documentario che poi ho conosciuto di persona, uno me lo sono portato pure a Roma, ricordo, e sapere che o non ci stanno più, o sono malati, o si sono ritirati. E poi Alexander Seng è morto a 29 anni, ieri sera a un certo punto, occhi lucidi e magone, perché è come se gli anni 70 fossero morti due volte. A fra poco con un altro video.